La necropoli di Fermo venne scoperta nella seconda metà degli anni 50 e insieme alle tombe a inumazione tipo Piceno vennero scoperte anche alcune tombe a incinerazione con corredi molto particolari che documentano la presenza a Fermo di un gruppo di villanoviani che venivano quindi dall'Etruria. Queste tombe sono documentate solamente nell'ambito dell'VIII secolo a.C. Con la fine del secolo questa presenza scompare a Fermo. E questa necropoli presenta dei corredi molto particolari e in queste tombe sono state deposte anche delle armi dei guerrieri villanoviani e tra queste particolarmente significativa la presenza di un elmo crestato, che è un elmo in bronzo con una cresta molto particolare che originariamente era ornata ulteriormente da crine di cavallo o anche piume e serviva non solo da ornamento a questo oggetto, ma anche per accrescere la statura del guerriero, aumentarne la sua incisività anche psicologica nei confronti del nemico. E come si può osservare, sull'elmo sono presenti anche delle incisioni che ne ornavano e lo rendevano molto raffinato anche nell'aspetto e nella presenza.